paura. Triplo gusto. Bene, bene, approfitto di quello che abbiamo appena finito di vedere, sentire, percepire, per vedere se avete notato qualcosa. Mentre facevate quello che facevate, relativamente a, devo essere vago perché sennò me la spiego troppo, invece voglio che ci arrivi da solo. Avete ascoltato bene la musica che c'era sotto? Non vi siete accorti di niente? Invece di salire scendeva quando noi credevamo che potesse salire. Ti ha spiegato proprio come è detta male. No, no, è detta nel senso, quello lì è quello che è un primo aspetto che uno percepisce, ma c'è molto altro che ha anche abbastanza a che vedere con il lavoro come devi organizzare. Qualcun altro? Orecchi assoluti qua dentro non ce ne sono? No, devi prendere la note che suonavano. Bene, e quali erano le note che suonavano? Do re mi fa, so fa mi re do, non salivo mai sul basso di do mi fa. Una cosa del... cioè, a me sembrava così. Sì, è impossibile che arrivate dove dico, però già vi state accorgendo, o una parte di voi si è accorta, ma l'altra no, cioè siamo sempre in questa condizione noi, ragazzi. Allora, spirito, è già finito il pennarello. Spirito, l'altra volta usavo questa cosa del cilindro. Con cosa avete scritto? Quello nero? Ok, del cilindro. Proviamo a evolvere l'immagine. Ok? No, no, a posto. Proviamo a evolvere l'immagine. Perché questa immagine, ovvio che non è così, no? L'immagine, o veramente vi credevate di essere addotti e di c'era il doppio? Non la sapete questa. Ma niente, dovevate seguire il Malanga, che parlava dei cloni. Perché mi serviva per farvi passare questa idea. La piuma da una parte e la pietra da un'altra, no? La pesantezza, quello che è. Perché volevo rendere proprio l'idea, quindi le sfumature del nostro emotivo che piano piano, da sempre più dense, vanno a farsi sempre più sottili fino a essere quasi completamente trasparenti. No? Questa stessa cosa voi la trovate nel sistema dei chakra. Primo rosso, secondo arancio, c'è di tutto qua sotto, terzo giallo, quarto verde barra rosa, dopo se mai lo spieghiamo perché è rosa, 5 è blu, 6 mi ricordo mai se è indigo, e 7 potrebbe essere sia bianco che viola. Tutti insieme fanno lo spettro della luce bianca. 7 raggi dell'arcobaleno, 7 sfumature. Queste sfumature però, cioè, so che noi andiamo sempre più verso la bassa definizione, no? Devo stendere per forza. Ma intanto inizio a scrivere qua, visivo, uditivo, cinestesico, vediamo se poi li riprendo, perché c'è stato un lavoro sulla parte visiva che ci ha fatto il sistema, mettiamolo qua, sistema, influenze, e le influenze lavorano molto su questa parte. Allora, se qualcuno di voi poi sminchiona un po' con la computer grafica, sa, no, che quando vai
se vuoi dare un colore, che sono arancio, ci sono una marea di sfumature di arancio, dall'arancio più scuro a quello quasi più chiaro, che diventa quasi giallo. Più vado, sono fatti apposta, cioè l'arancio più diventa intenso, a un certo punto diventa rosso, più diventa leggero, più va verso il giallo. La stessa cosa, il giallo più intenso e via dicendo. Questo a farci, stando nel nostro schema, quindi a dire che il colore magari è sempre lo stesso, però più vado in qua, verso la densità, che per comodità abbiamo detto emotiva, ma per emotivo dobbiamo capire che noi ci riferiamo a quella chiacchiera incessante nella testa che genera tutta una serie di risposte nel corpo, che per quanto sensate ci procurano un certo discreto dolore, che per necessità di sopravvivenza noi, per non sentire più, iniziamo a desensibilizzare. Si capisce questo? Questa desensibilizzazione è la conseguenza del fatto che in alcuni testi o scuole, quello che è, voi sentite parlare di sonno della coscienza o di addormentata. L'umanità addormentata, l'umanità inconsapevole. In realtà non può fare altrimenti un soggetto di quel tipo. Cioè un soggetto che ignora se stesso, non conosce nulla di sé, nasce in un ambiente abbastanza malsano, che è l'ambiente sociale nel quale noi, tutti noi ci sviluppiamo, quel soggetto non può far altro che per tutta la sua esistenza sperimentare questa spirale, dialogo interiore, che genera risposte nel corpo, emotivo, chiamatelo come, facciamo proprio a nuvoletta, così non c'è la parola, non usiamo la parola, usiamo il disegno, che va ad alimentare se stesso. Questa cosa consuma tutta la sua vitalità e gli impedisce, tra l'altro, di avere una cosa che, di cui invece noi in teoria dovremmo avere molto bisogno, che si chiama volontà o forza. Se vi ricordate, Pisti Sofia dice: l'arrogante, tiranno ad Amas, mi sottrae la luce, mi sottrae la forza. La luce perché? Perché il concetto di luce, inteso come coscienza, è legato sicuramente alla vitalità. La coscienza, inteso come la capacità di rendermi conto, la lucidità, quella capacità di essere disidentificato, distaccato dalle cose, che non vuol dire cinico o distante, ma vuol dire che vedo, che è molto diverso. Sono immerso nella realtà, ma la vedo, la percepisco con tutto il mio essere, qualcuno direbbe. Capite? Questa cosa qua dipende dalla vitalità. È una possibilità. Quindi, per questa ragione, molte volte mi avete sentito parlare della coscienza come qualcosa di possibile, una possibilità. Che questa possibilità si realizzi o meno dipende dalla quantità di energia o vitalità, mi piace di più, perché energia, sapete che la parola è energia, che significa lavoro che un corpo, un sistema può fare. Sulla base di cosa? Per quello che la parola energia è sempre seguita da una forza, dal nome della forza. Quindi energia vitale, in questo caso stiamo parlando, benissimo, siamo contenti di quello. Quindi è riferito a quello. Energia bioelettrica, stiamo parlando ancora della stessa cosa. Bioelettrica. Stiamo parlando della stessa cosa. Questo perché sapete che ci sono ogni tanto soggetti che fanno dei viaggi, tornano dall'India e poi quando gli domandi com'è stato, c'era un'energia. Piacere, anche a casa mia c'è un'energia, se uno c'ha voglia di fare, pulire per terra, il cesso, la cucina, c'è molto lavoro da fare, vediamo se c'è la forza vitale per farla, quella cosa, per cui energia in quel senso. Questa cosa della possibilità, ripeto, quindi la coscienza come luce
Guardate che è troppo interessante. Se la somma di tutti i sette raggi dà la luce bianca, e non è un 6, perché basta che piove e si rasserena che voi questi sette raggi li vedete, si chiama arcobaleno, perché è la rifrazione, no, che fa. E capiamo l'analogia tra la luce bianca e la coscienza, capiamo anche perché, per esempio, in alcune scuole si parla di allineamento. Riferito magari anche al discorso di chakra. Immaginatevi di essere come una specie di semaforo, solo che invece di fare luce verde, luce gialla, luce rossa, immaginate, non è così. Prima che mi andate in giro con le lampadine. E poi dopo cominciate a vedere i vortici, le cose, tutte le solite robe, datevi una calmata. Quindi immaginate di, quindi una bella lampadina rossa qua, non c'è da ridere, il chakra alla base, la lampadina ce la dobbiamo, ragazzi state attenti, non ridete troppo perché si stanno arrabbiando, io ve lo dico, mi scrivono infuriati perché noi ci divertiamo troppo, ce la spassiamo qua, le cose sono serie, a ridere così zaino non lo costruiremo mai. Scrivono, sono tutti, è così l'invidia. Bisogna stare attenti all'invidia, perché l'invidia cagiona il fegato. Cosa vuol dire cagionare? Appesantisce il fegato. L'invidia lavora proprio sul fegato. Bisogna starci attenti. L'orgoglio, la vanità, il cuore spegne questa cosa qua. Però adesso ve lo spiego meglio. Quindi immaginatevi una bella luce rossa, una luce arancione a questo livello, una luce gialla qua, verde o rosa, rosa vi ho detto, ve lo spiegherò poi dopo che perché è rosa, se mi ricordo, se no mi fate la domanda e ve lo dico. Verde, blu, indaco, no? Ok, sette colori. Se tu sei perfettamente allineato, quindi è quello che si vedrà là fuori è una luce bianca, perché tutti e sette i tuoi colori stanno funzionando bene. Bene. Iniziamo, no, a dire come abbiamo detto prima, che abbiamo detto l'invidia che fa, colpisce il fegato, sì. Spegniamo la luce gialla. La vanità, il cuore duro, l'amarezza, l'odio, spegne il cuore, spegniamo la luce verde. La timidezza, l'incomunicabilità, il chiudersi in se stessi, proprio questo cercarsi una solitudine ma che non ti aiuta, spegniamo la luce blu. Intelligenza, manca a dirlo, sto sempre con menate, spegniamo pure qua. E spegniamo tutto questo. Rimaniamo giusto, com'era il nostro amico lì? Capatonda. Scopare! Con questa luce accesa e mangiare. Cioè, ti sono rimaste queste due luci. Tra l'altro neanche poi di chissà quale colore gradevole, ma di una certa bella intensità. Capisci cosa significa avere coscienza o non avere coscienza. Capisci che se capiamo che il sistema dei chakra si sta riferendo a comportamenti, non c'è la ruota, c'è un comportamento. Ognuna di queste cose ci indica che cosa. Qua ci parla di cibo o di sesso, ognuno poi lo vuole incasinare come vuole lui, perché il secondo è il primo nell'uomo, il secondo nella donna. Comunque, lasciamo stare, non importa. Qua ci abbiamo, nei primi tre abbiamo queste cose qui. Cibo, riproduzione, territorio. Questo è l'animale. Questa è la parte, la possibilità. Se c'è anche tutto il resto, e questo è ovviamente fa da mediano, se c'è tutto il resto, cielo e terra si incontrano nel cuore. Bellissima immagine questa. Se c'è tutto questo, abbiamo la possibilità, guarda un po', se uno è il triangolo superiore, 7, 6, 5, e l'altro è il triangolo inferiore, 1, 2, 3, messi insieme, abbiamo il sigillo di Salomone, cioè l'israelita. L'israelita non è l'abitante di Israele, l'Israel, El, è Dio, colui che realizza Dio in se stesso, Israel. Quindi noi in realtà siamo tutti figli di Israel. Cioè nel senso che se l'aspirazione è quella,
bisogna vedere se l'aspirazione è quella, ma quello è tema magari più avanti andiamo nei discorsi, ne usciamo. Se Israele è il nostro scopo, capisci che è interessante, perché Israele, il sigillo di Salomone, si lega al concetto e all'idea della costruzione del Tempio. Nella tradizione antica, nell'alchimia e quindi all'atto pratico, le cattedrali, soprattutto quelle, ci sono due tipologie di cattedrali. C'è la cattedrale evocativa del principio femminino, Notre Dame, Stella Maris, il Duomo di Milano non si chiama il Duomo di Milano. Quella costruzione, quella cattedrale si chiama Stella Maris, non è il Duomo di Milano. Poi dopo è stato definito dopo. Stella Maris, che sarebbe Stella del Mare, è la stella che orienta i naviganti. I naviganti delle acque, come gli argonauti, capite, il simbolo è sempre lo stesso, cammina nella storia ma il simbolo è lo stesso, i naviganti sono coloro che sono in grado di dominare innanzitutto la propria emotività, l'onda emotiva, e poi la capacità veramente di trasmutare le proprie acque. Per quello il navigante è colui che sulla barca di Serket, tu pensa quanto indietro andiamo, nella tradizione egizia troviamo la raffigurazione di questa giunca che viene chiamata la barca di Serket, dove il navigante giunge seguendo Stella Maris, che in quel caso è Nut, la volta celeste, che gli indica la strada, Hadit, il mistero gnostico del mio essere, non so se capite quello, il modo con cui vi parlo, questa cosa finisce per portare la persona alla terra promessa. Israele, vedete il concetto, cambiano le tradizioni, la storia è sempre la stessa. Domanda, perché? Perché gli uomini sono veraci ma capiscono poco. E quindi tocca ripetergli sempre la stessa storia. Per cui questo è, per esempio, uno dei simboli. La costruzione della cattedrale, quindi la cattedrale, tutte le cattedrali sono dedicate a Notre Dame, cioè Nostra Madre, o Stella Maris, o addirittura andando indietro nella storia è Iside, Maria, Maia, tutti questi, è sempre la stessa figura che ci sta parlando proprio di questo. Tant'è vero che troviamo poi nei Vangeli dove dice la pietra scartata dai costruttori diventa pietra d'angolo della costruzione del Tempio. La pietra scartata significa questo. Immaginatevi che dobbiamo costruire una cattedrale. Noi cosa facciamo? La prima cosa che andiamo a individuare nella costruzione di una cattedrale sono gli angoli. Si capisce? Di solito le cattedrali hanno la pianta di una croce, e anche questo ha la sua spiegazione. Riuscite a vedere cosa sto facendo? Sì. Ecco, ok. Sì. Andiamo avanti ancora. Un altro pezzo, perché il braccio inferiore è un po' più lungo. Questa cosa, poi qua in mezzo ci saranno tutte le congiunzioni, all'interno i colonnati e via dicendo. Ma queste, in realtà, vabbè, lasciamole anche queste. Queste qua sono le pietre angolari. Cioè, se noi le uniamo, abbiamo la pianta. Vedete che è tutte le volte che c'è un angolo. Da questa cosa, quindi la pietra scartata dal costruttore. Qual è la pietra di cui stiamo parlando? Pietro, PTR, che è scritto sull'altare, è il sesso. È la trasmutazione sessuale. Per quello la cattedrale è dedicata a Stella Maris, perché sta parlando di come trasformare. Anche qua, il sesso non deve essere inteso come lo intendete voi. Perché si fanno dei gran casini, state attenti gente, a pensare che il sesso al quale si fa riferimento qui
si tratti di trattenere, di una ritenzione. La ritenzione al massimo è idrica e ve la sconsiglio vivamente se non volete farvi scoppiare la vescica inutilmente. Ma non c'è ritenzione del seme, ma c'è un'altra cosa, perché l'idea è un'altra. È che, come ripeto, siccome profeti, l'uomo è verace ma capisce poco, continua a intendere sempre nella stessa maniera con cui, purtroppo, tra l'altro, voglio dire, altri prima di lui, perché il sistema non rappresenta nient'altro che quelli che vengono prima di noi, hanno malinteso e, capisci, come che si dice da queste parti, chi mal capisce, peggio risponde. Mi sembra da quelle parti, chi mal capisce, peggio risponde. Perché parlano così questi, ascolta, sono polentoni, tira lì la polenta, niente da fare. Però è buona, la polenta è buona, non è che si deve sputare nel piatto in cui si mangia. Quindi capiscono male e bisogna rimettere allora i pezzi a posto. Quando noi parliamo, siccome la parola sesso per voi individua, se va bene, entertainment, intrattenimento, goduria, spasso, bla bla, così. Quello, poi ci mettiamo umori, quindi sperma, orgasmo, tutte queste parole per voi sono riferite alla parola sesso, quindi io non posso parlare di sesso sacro perché se no non capireste una minchia. Il sesso, per come invece dovrebbe essere inteso, ci parla di una sola cosa, cioè noi confondiamo gli organi, cioè gli strumenti, con lo scopo. Lo scopo del sesso non è il peperone e la paperina, ma lo scopo del sesso è la riproduzione. Quindi, se iniziamo a capire che innanzitutto il sesso ci parla di questo, prima individuiamo la funzione, la riproduzione. La natura, che ha necessità che tutte le forme di vita, che è la stessa genera, si perpetri, si mantenga, ragion per cui Gurdjieff la chiamava natura di mantenimento, quindi il mantenimento di tutte le specie sulla faccia della terra avviene attraverso questa duplicazione, che però non è delle cellulare, è una duplicazione particolare che viene chiamata riproduzione, dove ci sono due elementi, un principio maschile e uno femminile, che uniti insieme generano una terza cosa. Questo lo troviamo ovunque in tutte le forme di vita. Questo è lo scopo, non bisogna fare casino. Poi, a un certo punto, la natura dice, bene, perché capite, le cose arrivano dall'alto, scendono e poi l'ultima cosa è la materializzazione. Voi quando progettate una cosa, mica iniziate dalla materia, iniziate prima a pensarla, a ragionarla, a crearla, a progettarla, si direbbe. Quindi prima io progetto la vita, e questa vita deve potersi mantenere. Come faccio a mantenerla se purtroppo l'ordine, la situazione, il luogo nel quale, la dimensione nella quale mi trovo fa sì che mi consuma tutto? Che c'è Europas, cioè il tempo, che mi consuma tutto. Ce l'abbiamo anche noi il problema. Se tu fai un'automobile, noi poi dopo siamo diventati formidabili, perché abbiamo inventato questa cosa che si chiama programmata, capito com'è? Qual è il nome? Obsolescenza programmata, cioè ti mettiamo l'ora fatale, non aspettiamo neanche che crepa, non aspettiamo che i nostri oggetti, i macchinari, le cose che costruiamo muoiano naturalmente per consumazione del tempo, gli infiliamo questa cosa che si chiama obsolescenza programmata, cioè dopo 2 giorni dalla fine della garanzia, di solito, il prodotto si sputta, sì. Riempiamo di scariche di materia che non recuperiamo più, capite? E questo non è molto intelligente dal mio punto di vista. Per fare cosa?
Cioè, capite? Cioè, ma guardate che qua noi abbiamo, siamo governati da dei mentecatti, eh? È spaventoso. Perché devo vendere? Cioè, capisci? Pur di vendere, io mi passo sopra tua sorella, tua madre, la famiglia, tutto. Mi passo sopra tutto, me ne sbatto i coglioni delle... Tanto chi se ne frega dopo di me? L'apocalisse. Questo è il ragionamento. Vivono come se per loro non ci sarà più nessun futuro per l'umanità. E questo è il massimo dell'egoismo che un'umanità può manifestare, perché non gliene fotte un cazzo delle generazioni a venire. Anzi, se posso, al giovane appena nato gli ciuccio l'energia e mi ringiovanisco. Prima o poi si inventeranno anche queste cose. Così il diseredato, che farà come una volta si vendevano i figli, si venderanno i figli per rigenerare i vecchi. È devastante la mente. Quando prende il sopravvento sullo spirito è la fine, e noi possiamo vedere veramente le cose più apocalittiche. E purtroppo saremo anche costretti ad assistere. Quindi capite che il meccanismo è quello, cioè mercato, sempre il solito discorso, domanda e offerta. Che cosa io metto nel mercato? Oggetti. Io produco oggetti che devono essere venduti. Se questi oggetti durano, cioè capisci, se io non so come farlo capire. Ah beh, una padella mi serve. Le uova ce le friggerò per tutta la vita. Perché mi devi fare una padella che dopo un po' si sfrindella, se quella padella lì in realtà, se tu la fai bene, può durare per tutto il tempo che mi serve, anzi la passo pure ai miei figli e nipoti, perché nella testa c'ho altro, capisci? Se fossimo, il problema è proprio qual è il valore di questa società, quali sono i valori di questa società? Perché se il valore fosse l'uomo, noi costruiremmo padelle in eternum. Una volta ci avevano quel nome lì. Costruiremmo realmente le padelle eternum. Cioè delle padelle che chi se... Ma proprio se c'è bisogno, te la compri perché... Ma, capisci, va su ordinazione. Vediamo se riesco a farmi. Cioè, i libri che faccio? Io stampo il numero esatto delle richieste. Io non ho carte in avanzo, non ho magazzino, non c'è richieste, non faccio libri. Questa è economia dal mio punto di vista. Il resto è spreco. Riempio il magazzino, non so più, non li vendo, che fai? Li metto in saldo, trovi delle cose assurde negli autogrill a 2 euro. Cioè, dire perché secondo voi? Per farti un piacere a te? No, c'è un avanzo di magazzino, la carta sta iniziando ad ammuffire e bisogna fare. Ma sapete quanta roba va al macero? Perché si sbaglia a fare le valutazioni? È una logica completamente diversa. Perché? Perché il centro della faccenda è questa roba qua. Ma guardate che questa roba qua è da secoli, prima era in un modo, adesso è diventata sempre più sofisticata e si chiama mercato. Ma il meccanismo è ancora sempre lo stesso, perché poi il mercato c'ha le sue funzioni. Noi abbiamo creduto che il mercato fosse una forma di emancipazione. Provate a pensarci. Eh sì, perché una volta, come funzionava? Con latifondo, no? Non lo so, cos'è che c'era? Quello. Che tra l'altro, vedi che a qualcuno gli sta venendo voglia di ritornare? Perché poi sono anche malati. Cioè, sono proprio malati, io ho delle serie difficoltà ultimamente a stare in questo mondo, perché quello che vedo diventa sempre più insostenibile ai miei occhi, ma sono veramente malati, e la cosa più angosciante è che governano il mondo, questa è la cosa più angosciante, la cosa più devastante è che scelgono sulle teste, non c'è saggezza in queste scelte, non c'è la minima saggezza, è quella la roba più angosciante. Comunque, vengo e mi spiego. Il latifondo, adesso qualcuno, secondo me, gli sta venendo, non so se sapete che è stata votata questa cosa per cui si pagherà un'IMU pazzesca per i terreni agricoli. E uno dice, ma gli aventecati, ma come? È un settore strategico dell'Italia, quella cosa lì. Lasciate perdere, ragazzi, hanno venduto a Toshiba l'ansaldo, quindi i treni d'ora in poi la Finmeccanica non li fa più, li fa la Toshiba.
mentre Renzi va in giro a fare pipì selfie. A tutti, sempre, indistintamente. Comunque, si stanno inventando quest'altra bella cosa, cioè dell'IMU. E uno dice, ma questo è da matti, ma come il settore sta... No, non è da matti, non l'hai capito. Tu devi immedesimarti in quel deficiente. Non devi immedesimarti in te, che ragioni, e poi tra l'altro la guardi dal tuo punto di vista, perché magari siamo idioti uguali, però io la guardo dal mio, lui la guarda dal suo, per capire che cazzo sta facendo ti devi mettere al posto dell'altro. Per metterti al posto dell'altro devi capire quali sono i suoi interessi, e così capisci perché fa quelle strategie lì. L'idea, secondo me, così a spanne, è di ritornare al latifondo, perché cosa accadrà? Che quei quattro spennacchiati di agricoltori che ormai sono rimasti, con questo colpo finale, tra i costi che hanno, che anche lì non gli hanno spiegato un cazzo, gli fanno spendere un sacco di soldi, cherosene, cose, arare, scavare, smontare, smantellare, un casino che non finisce più, semi di merda che devono comprare per forza da una cazzo di multinazionale, che cosa stanno pensando bene? Che faranno questi? Vendono. A chi? I nuovi latifondisti, ragazzi, corporation. E quindi avremo immense aree agricole in mano alle corporazioni, a una cazzo di multinazionale, magari Farinetti col suo IT da lì, capisci? Che lui e tutte le sue belle... Capite? Questi sono rosso pomodoro. Sono finti come il rosso del pomodoro. Davanti è tutto bello. Siete mai andati dentro IT da lì? Io sì, perché siccome aspetto il treno a Roma ogni tanto, no? Nell'attesa me ne vado dentro a fare un giro. È tutto bello, è tutto pomatato, è proprio, capisci, è tutto preciso, è tutto Ikea, è molto Ikea con un sapore italiano di basilico. È così d'Italy. Tu vai dentro questa cosa e poi sotto, appena alzi il tappeto, c'è la sporcizia. La gente non è assunta, sono chiamati... c'hanno il lavoro a chiamata, no? Si preparano, oggi lavoro, non lo so, vediamo se mi telefonano, fanno tutte queste cose, gli fanno questi imbrogli, il contratto a tutele crescenti non applicheranno mai, perché se ti licenzi ogni 3 mesi, dove cazzo la maturi tu una tutela crescente? Non la maturi, ti stanno fottendo, capite? Perché l'altra volta io dicevo qua ci vuole un'insurrezione popolare, ma e lì non sono stato capito, perché sappiate che è arrivato anche lì da me. Voi vi ricordate? Cioè, io ho detto solo ci vuole l'insurrezione popolare così perché così andiamo a fare la rivoluzione di pancia. Vi ricordate che cosa ho detto? Ci vuole per quale ragione? Non ve lo ricordate. Perché il nostro spirito sta morendo. Ci vuole solo per quella ragione lì. Non perché si conquisti qualcosa, ma perché se non iniziamo un po' di moto ribelle interno, siamo morti. Siamo finiti. Come esseri viventi, siamo finiti. Siamo finiti, siamo veramente, stiamo lasciando che tutto questo accada. E siamo, guardate che siamo responsabili. Perché il silenzio assenso è una grave responsabilità, tra l'altro vigliaccheria pura. Poi uno mi dice, vabbè, ma da dove cominciamo? Inizia da dentro. Non c'è bisogno di fare il ribelle là fuori, inizia da dentro. Inizia a non accettare dentro di te tutte queste cose che vedi. Inizia a dire di no, inizia a caricarti come si deve, inizia a non dormire, inizia a non assopirti, inizia a stare sveglio dalla mattina alla sera, inizia a guardare bene il mondo nel quale stai. Ti devi svegliare da questo inizio, non dal fare la guerra là fuori che è un altro modo per farmi fregare. Guardate come fa Renzi. Guardate Renzi come ha schienato letteralmente Travaglio. Travaglio gli diceva le cose, gli faceva le domande, ma dimmi qua tu che cosa hai fatto? Lui non ha mai risposto. L'altro giorno parlava della riforma della scuola. Precari che protestano e questo che gli risponde, mica gli risponde alle domande. Gli risponde che cosa? Sì, sì, Bonini ragazzi, Bonini, dopo si va a prendere un caffè insieme. Che cosa serve tutta quella veemenza là fuori?
gli dai la, gli permetti di fare quello. Il contro, il, anche il mio amico, è venuto un po' di tempo fa quel mio amico lì, no trip. Se fai no trip e non c'è l'alternativa, non serve un cazzo. Perché se fai l'opposizione, mi oppongo e non ho proposte alternative, gli stai alimentando quello che fanno. Perché tanto di te non se ne fottono un cazzo? Perché un attimo, protesto, no triv, no triv. Sì, sì, buoni, buoni ragazzi, noi ci abbiamo da fare. Buoni bambini, buoni ragazzini. Lo vedi come fa? Guarda che fa così Renzi. Ti tratta come un ragazzino. Perché? Perché, ma sei te che gli hai regalato quel fianco. Perché non hai capito come sta funzionando. In maniera tale, come dire, come ha distrutto 5 Stelle? Guarda che è stato, questa è un artista della comunicazione. Il 5 Stelle l'ha distrutto dicendo che cosa? Stanno sempre a protestare e basta. Noi siamo concreti, noi facciamo, poi non fanno un cazzo, ma dicono che fanno. E tutta la protesta serve per alimentare quello e dargli la possibilità di dire stanno solo a protestare, non ci hanno le proposte. Quando li invitiamo non ci fanno le proposte. Non è questo il dialogo. Voi pensate che è un problema solo della politica e della dialettica della politica? No, è un problema che ci sta fregando tutti, Perché non abbiamo proposte. Per quello il progetto Zion è un'altra cosa. Perché è una proposta. È la società completamente alternativa. Qua non c'è la protesta. C'è una società completamente alternativa che si basa su... che non è stata capita, perché ragazzi ormai si sta sflosciando tutto. Cioè... è proprio, si vede, si sta deperendo la faccenda. Il polso sono buona causa, però il polso è quello, si capisce. Vuol dire che non è stato compreso. Non è stato compreso il piano. Quello lì era un piano da abbracciare. Ma non l'ha compreso neanche il 5 Stelle, al quale si è provati a proporglielo. Non pensiate, perché siamo ancora... Non può essere diverso perché quella è la testa. Però questa è la modalità con cui ci trattano. E quindi quando dicevo quella protesta lì, non mi sto riferendo, cioè, lì, infatti non ho parlato di protesta, ho parlato di insurrezione popolare. È diverso, Protestare gli regali il fianco. L'insurrezione popolare sono cazzi amari. E non è l'insurrezione popolare di rompere le cose, si riesce a capire. È l'insurrezione popolare di quello che inizia ad alzare la testa e dire ma che cazzo sta succedendo qua? Iniziamo a organizzarci a costo... Cioè, capite, il progetto Zion vuol dire mettiamoci insieme e facciamolo. Cioè, qua non si deve aspettare nessuno, Ma sembra che si stia necessariamente aspettando qualcuno. Cioè, è pazzesco, guardate che io mi diverto. Mi sembra di essere con Nio, l'oracolo, veramente, mi sembra di essere l'oracolo, no? Con Nio, con le mani, che gli tiene le mani, e le mani siete voi, gli tiene le mani e gli dice hai tanta energia, non si aspetta, non si capisce cosa stai aspettando. E il punto non è, ragazzi, allora stasera vado lì e clicco un'altra donazione, perché quello è uguale a... Marcuzzi? Com'è che si chiama? Fiorella Marcuzzi? Come cazzo si chiama quella? Quella che ti adotta il bambino a distanza. Ma vaffanculo, tu a distanza il progetto Zion non lo puoi adottare. Non è adotta il bambino a distanza e mi metto la coscienza a posto. Lo devi capire che il progetto Zion non è solo una cosa mia. Progetto Zion è l'alternativa, la società alternativa, cioè l'unica possibilità che ci resta prima di soccombere sotto i piani di questa gente. E noi non riusciamo a farlo, cazzo. Ma cosa siete? Schiavi fino al midollo da non riuscire più a alzare la testa. Guardate che è sconveniente. È veramente sconveniente. Perché il tempo trascorre, io lo so come funziona poi, per quello il tizio parlava di ricordo di sé. Ma il ricordo di sé non vuol dire che ti devi ricordare, che cazzo ti devi ricordare, di prenderti la pillola, ma che sei? Un anziano, che c'è? Diabete? Che poi ve l'ha spiegato Daniele il diabete. Quindi, ancora stai a preoccuparti e ti pigli la pillola.
Ormai te la devi pigliare perché hai iniziato a prendere indietro, è un po' faticoso. Però, capite? Ricordare vuol dire rendermi conto che esisto. Il ricordo di sé vuol dire quello, avere consapevolezza che esisto. Dove cazzo sta questa consapevolezza durante tutta la nostra giornata? Dov'è? Dov'è il no che dobbiamo iniziare? Inizia con i piccoli no e diventeranno più grandi. Ma se sottostiamo sempre a tutto, non cambierà mai niente. E il problema è che sta cambiando in peggio, non in meglio. E dopo dà la possibilità, il margine di movimento sarà sempre meno. Riuscite a capirlo oppure no? Cioè, se le multinazionali comprano il settore agricolo, noi siamo fottuti, perché il settore agricolo vuol dire alimentazione. Non solo decidono tu che cosa devi mangiare, questi bei pomodori che li schiaffi dentro il frigo e fra un anno e mezzo è ancora uguale. Ci sarà qualcosa che non va, ragazzi. È bello che tu lo butti. Cioè, se il pomodoro inizia a farti la muffa, tu lo butti, te lo devi mangiare, eh? Il formaggio che fa la muffa è meglio che te lo mangi, perché vuol dire che è ancora vivo. Perché il frutto che non fa più la muffa e non fa più quello, vuol dire che è Shakti, siamo a zero. Non Shakti è un altro nome per parlare di vitalità. La parola vitalità, Shakti, nell'India viene chiamata così. E poi è. E lì capiamo, perché Shakti è Stella Maris, capiamo quale incredibile legame c'è tra queste due cose. Quindi, tornando un po' al sesso, così mi è venuto, mi è partito l'embolo, mi spiace per voi, cazzi vostri. Ma sì, ma perché è drammatico, e la difficoltà è veramente riuscire a capire come fare a organizzarsi. Come fare ad organizzarvi anche. Perché, ripeto, e siamo lì, cazzo, hai tanta energia, non si capisce cosa stai aspettando. Ma voi veramente ancora coltivate speranza in questa minchia di sistema, con tutte le cose che vi continuo a raccontare di come funziona, di come è fatto. Ma anche se andasse nel meglio, del massimo, dell'ultra, del super, ma che cazzo ci viviamo a fare in un mondo così? È quello che cerco di farvi vedere, che cazzo, un mondo diverso si può fare. Tecnicamente si può fare, quel progetto lì vuol dire passo dopo passo come si fa a costruire una società diversa. Ma tu guarda se ci capiamo, è da diventarci matti. Vabbè, si ritirano, chiudono le scuole esoteriche nei Pirenei e noi siamo ancora qua a aspettare chi? Ragazzi, se le scuole esoteriche chiudono vuol dire che non c'è più niente da fare. L'ombra ha preso l'umanità. Questo vuol dire. Vabbè, andiamo avanti. Stasera è così, terrorismo esoterico. Quindi, sesso non è l'attrezzatura. E in un altro pianeta magari si riproducono in un altro modo, che ne so, si mettono il dito nel naso. E dopo 9 mesi esce dall'altra narice, esce fuori. Quindi non è necessariamente detto che deve essere piacevole, perché se no nessuno lo fa. C'è l'idea, che fatica. Deve essere per forza che tira la natura, che è saggia, dice: e quando cazzo lo sdraiamo più a questo, già non tiene voglia di fare un cazzo dalla mattina alla sera, figurati se lo mettiamo lì a riprodursi. Non gli passa per i coglioni. Dobbiamo mettergli una carotina molto piacevole. Ed ecco fatto la patatina, che è molto piacevole tutta questa cosa qui. Ognuno sa le cianfrattine sue. Quindi, procedendo avanti su questo, quindi la riproduzione ha uno scopo. Lo scopo è quello del mantenimento della vita. Il sesso al quale, quindi, per fare tutto questo, che cosa entra in gioco? Questa energia. Energia vitale. Vita vitale. Quindi, questa stella Maris, la stella dei naviganti, vuol dire saper stare quel passo indietro in maniera tale che quell'energia che normalmente verrebbe utilizzata per generare un'altra vita va a nutrire e ad alimentare la coscienza, che come possibilità per manifestarsi ha bisogno di energia vitale.
Capite perché anche Gurdjieff dice la natura dà solo possibilità, ma spetta all'uomo rivoluzionare. Quando dice può l'evoluzione dell'uomo è l'evoluzione della sua coscienza. Può la coscienza evolvere inconsciamente? No, no, è un paradosso. L'evoluzione dell'uomo è l'evoluzione della sua volontà. Può la volontà evolvere, crescere involontariamente? No. E vedi che ti ha risposto da solo. Per avere coscienza e quindi volontarietà, intenzionalità, ho bisogno anche di energia. Dove va la mia attenzione, lì va la mia energia. Tutta la mia attenzione è in scopare, fare soldi, carriera, autorealizzazione di qualsiasi tipo, lì va tutta la mia energia. Va bene così? Cioè, voglio dire, in un mondo normale, cioè, meglio, normale, è già normale così. Diciamo che in una situazione comune, meno di emergenza dell'attuale, le cose sono trascorse così nel tempo. Il punto è che siamo veramente a un grave bivio. Siamo a un grave bivio e quindi è quello che nelle scritture trovate la separazione della gramigna col grano, che trovate la divisione tra le pecore e le capre e via dicendo. Siamo a un bivio e quindi è evidente che... E mi viene in mente... Quello lì, cazzo, Capatonda di robe ne... E azzeccate le idee. Quando c'è quello l'ambientalista che non vuole riprodursi perché dice, pensa no, metto al mondo un altro coglione che andrà a produrre altri rifiuti, che alimenterà questo mercato e tutto, non voglio avere figli. Almeno io non avrò la responsabilità di continuare a distruggere questo mondo. Vabbè, carino anche quello. L'avete presente il film? No. Italiano medio si intitola, è uscito recente, Capatonda, questo faceva, su, l'avrete visto un mare di volte, c'è il suo canale su YouTube, rifacevano i trailer dei film al cinema, quello della pillola 2%, ma sai che l'uomo utilizza solo il 20% delle sue facoltà, con questa pillola ne userai solo il 2%. E lui si piglia sta pillola e diventa una specie di mongoloide dove funzionano soltanto questi due raggi, il rosso e l'arancione, dove pensa solo a scopare e a ingrassare. Va bene, niente, se vi capita, sembra fatto in casa, ma ci sono delle cose interessanti ultimamente. Va bene, quindi si capisce possibilità, coscienza, possibilità, energia vitale. Dove cazzo la prendo? Capisci? Dove la prendo? Non capite? Ridurre il discorso alchemico alla ritenzione del seme è un'idiozia, perché non è quello. L'energia vitale da dove la... Capite chi è Ermete Trismegisto? Tre volte ermeticamente magnifico, il vaso ermetico, sta parlando del fisico, emotivo e mentale, sono tre vasi che vado a chiudere, oro, incenso e mirra, sono i doni, i re magi, uno è nero, uno è giallo e l'altro è rosso, ma cazzo è la trasmutazione, porca puttana, sono i gradi della trasmutazione. Nigredo, Rubeo e via dicendo. Cazzo, ma è possibile che non si capisce? Questa roba qua, ermeticamente tre volte magnifico, che significa? E quindi capiamo cos'è quest'onda. Se l'onda, da dove recupero prima innanzitutto l'energia? Dal dominio delle emozioni, capite? L'onda è emotiva, ma emotiva che cosa? È questa roba qua. E quindi è un doppio ermetismo. L'incenso è per la mente... Capite? La mirra è già l'estrazione dal fisico, cioè è dopo che arrivo anche alle gonadi, cioè come faccio a utilizzare quel fuoco che si accende nella coppia invece di mandarlo verso la riproduzione, come faccio a creare, estrarre quell'energia? Ma primo ci deve essere un dominio delle emozioni. Senza un centro di gravità, ma come fai? Ma se in quel momento
Tu devi essere consapevole dell'altro. Se l'altro, cioè, non è, quante volte l'ho già detto, l'altro non è il tuo vibratore in bachelite e lei non è la bambola di gomma. E invece, cazzo, non è così. Dopo un po' prende la passione, chiude gli occhi. Ma cazzo, è naviganti? No, sono i naufraghi quelli, non sono i naviganti del lago dal doppio fuoco. Sono i naufraghi dell'isola dei famosi, con Rocco Siffredi e tutti i suoi compagni, ma non c'entra un cazzo con i naviganti dal lago dal doppio fuoco, capite? Queste metafore, possibile che non vengono colte? Il lago dal doppio fuoco, il lago è le acque, il doppio fuoco qual è? È l'uomo e la donna, sono i due fuochi che messi insieme, ma in modo cosciente, navigano sulle acque. E in quel senso avviene la trasmutazione, la trascendenza. Cioè, il loro interesse non è l'intrattenimento, ma quello scambio di energia. Ma quando lo fai più te, che costo coso, appena poi schiacci pure le mosche... Cioè, non fai paura delle volte? Quando stai in astinenza così con lo spermatozoide che ti cammina dentro l'occhio, appena vedi la mosca, zah! Cioè, non puoi, lo usi per dire, bah! Ce l'ho duro, cioè, leghista, capisci? È tutta un'altra questione, ma la calma, capite? Calma interiore, perché fai il lavoro in casa? La decontrazione, ma la comprensione, ma guarda che dall'altra parte c'è una persona come te, con aspirazioni, comunque, ma dove cazzo sono le tue luci? Dov'è il semaforo? Ma dov'è il semaforo? Ma cazzo, ma non fai neanche il giallo e il rosso, qua sei rosso-arancione. Anzi, c'è un po' di giallo perché tra l'altro il maschio, essendo sessista, si riscatta pure mettendo sotto la donna. Perché c'è pure questa cosa che cammina nella storia. E quindi proprio, qua ti fermi. Dov'è la luce verde? Luce verde. Come mai il semaforo? Ma ragionate. Com'è il semaforo? Luce rossa? Fermati. Luce gialla? Attenzione perché stai combinando qualche casino. Luce verde? Vai. Luce verde. È il cuore luce verde. Luce verde, vai, luce rossa, raffrena, capisci? È il semaforo dell'alchimia quello, potrebbe essere visto in questo modo. Raffrena l'impulso perché è tutta luce rossa, ti è scappato il fuoco, rallenta un attimo, riprendi contatto con l'altro. Potrei dirmi, che dopo diventa un problema. Sì. Cosa? No, niente, no, già, vedi, fermiamoci perché sennò qua facciamo un blessing diretta. Ma quello è un altro programma. Ecco, visto? Vedi, qua. È il 2%. Va bene, andiamo avanti. Io delle volte dubito che voi abbiate mai veramente sperimentato in vita vostra quel tipo di intimità con un'altra persona. Perché se ci avete bisogno che ve lo spiego io, quando c'è quel contatto lì, ma non li senti più le gonadi, è l'ultima cosa che ti interessa. Avviene da sola quella trascendenza. È veramente attraverso l'altro la possibilità di toccare parti di noi. Il dentro e il fuori, tu sei me come io sono te, dice. E i rituali vanno capiti per quello che è rosa, perché è la radice che viene spiritualizzata grazie al cuore, capisci? Perché ogni tanto si usa il rosa, è il rosso che va la rosa, quella candore, quella dolcezza, quella trasformazione. Perché diventa rosa il rosso? Perché c'è l'allineamento, c'è la luce bianca che diluisce il rosso
e diventa rosa. Capito? Questa è alchimia. E quindi da dove uno inizia? Dal dominio innanzitutto dell'emotività, che non puoi dominarla. La prima cosa che capirai è che te non ce ne hai per i coglioni. Cioè, l'emotivo ti parte e ti parte. Perché? Perché va fatto un lavoro. Un lavoro che è sempre lo stesso. Da una parte coltivare attraverso la calma quel momento lì, quello spazio di presenza, capisci? Il ricordo di sé, il consapevolizzare, l'essere presenti a se stessi. Vuol dire quel fermo momento, cazzo sta succedendo qua? Questa cosa non c'è più. E questo è la sommossa popolare. Finire di farsi continuamente trascinare dal flusso continuo delle cose. Poi magari continui a fare lo stesso che hai sempre fatto, ma cazzo, ma non sei più portato via. Sei tu che navighi sul mare, non è il mare che ti naviga a te come un naufrago. Tra l'altro lì capiamo le bolle papali, i naufraghi e via dicendo, chissà che cosa veramente voleva dire la Bibbia, capite? Poi dopo arriva il fenomeno, prende tutta la lettera, fa la sua traduzione e siamo un'altra volta in mezzo al mare, sperduti. Nel mare delle cazzate, io aggiungerei, però vediamo se la riusciamo a capire. E quindi in quel senso, poi dopo mentale e emotivo, non vuol dire un cazzo, cioè ognuno avrà la sua attitudine, cioè quello che tenderà a essere più per non soffrire, distaccarsi e quindi essere più intellettivo, intellettuale, chiacchierare, perché non sta fermo un attimo, parla in continuazione. Non ascolta niente perché se si ferma nell'istante inizia a sentire dolore. E invece l'altro che è più impulsivo, è più... saprei come dire. Più illico, così, più uomo della terra, ma capiamoci in che senso, che tenderà a essere prevaricatore, sfumature diverse, dalla violenza al... l'aggressività ha sfumature sempre più nette fino all'opposto della comprensione. Qua poi entriamo nelle sfumature della psiche. Ma la psiche, non lo spirito, purtroppo. La psiche sarebbe, la parola giusta sarebbe studio dello psichismo. Cioè, lo psichiatra studia lo psichismo, non studia la psiche, cioè lo spirito. Questo è psiche. L'alterazione è lo psichismo. E quindi tutte le sfumature della tua aggressività, tutte le sfumature della tua lussuria, tutte le sfumature delle tue cazzo di menate, perversioni, masturbazioni, preoccupazioni, paure mentali, sono nient'altro che conseguenza del tuo psichismo. Cioè del fatto che per difendersi l'essere di quella persona, per difendersi perché si sviluppa in un luogo ostile, ha dovuto costruire una personalità intorno, capito? Ero partito dal cilindro, mi piace di più vederlo come una sfera. Perché adesso mi serve la sfera. Prima mi serviva il cilindro per farvi vedere l'oscillazione delle sfumature. Adesso l'oscillazione delle sfumature diventa che cosa? Ciò che offusca. Più sono cristallino, più vedo lo spirito, più sono tenebrato, capisci perché ho detto le tenebre stanno prevalendo sulle persone, perché? E meno si vede lo spirito. Il perdurare di questa condizione di cielo scuro finisce per convincere quell'essere di essere le sue tenebre. Per quello che Morfeo nel film dice, non sappiamo chi fu per primo a cominciare, ma sappiamo che fummo noi a oscurare il cielo. Questo è il cielo, oscurare il cielo è questa operazione qua. Questa operazione è oscurare il cielo. Vedete che per un po' ancora un po' di rosso si vede, ma se insisto a oscurarlo il cielo, comincio già a non vederlo più, e se insisto ancora, che è la situazione attuale, guarda, vuoi che vada avanti? Guarda qua, dov'è lo spirito? Dov'è lo spirito? Non c'è più. Per quello abbiamo bisogno di una sommossa popolare.
E quindi prima c'è concentrazione. Riportare l'energia al centro. Come faccio a riportare l'energia al centro? Imparando a distinguere ciò che è periferico e ciò che è centrale, cioè iniziare a fare una transvalorizzazione. Quali sono i valori della mia vita? Forse all'inizio te li scrivi, ve lo ricordate, abbiamo fatto l'esercizio un po' di tempo fa, ciò che è centrale, ciò che è, perché non è che mi dimentico le cose che vi dico, io forse voi ve lo dimenticate, ma io no. Vedi che poi questo, vedi, quando poi si allarga, inizia a fare un po' di luce. E vediamo se riusciamo, no, vedi, si oscura sempre, perché tocca lavorare sodo per non farlo oscurare, tocca lavorare sodo. E allora quello è. In quel senso, e lì che cosa accade? Accade che sentirai il primo attrito, cioè l'onda emotiva, perché sentirai come quello che sono i valori che tu in qualche modo riconosci e quello che veramente vorresti fare, cioè che ti senti in cuor tuo onesto fare, incontra l'attrito della tua personalità. E come lo riconosci? Perché c'è l'onda emotiva. Vorresti vivere in un certo modo, ma non riesci, anzi, hai paura. E lì, quando viene la paura, che stai sperimentando quello, l'attrito fra ciò che è centrale e ciò che ormai oscura la tua coscienza da molto, molto tempo. Capisci come è durissima mettersi sotto e lavorare. Allora, è per quello che per riuscire a darci un po' di aiuto abbiamo tutta una serie di strumenti, tra cui quello che vi ho spiegato la volta scorsa, la famosa meditazione per la morte dell'ego, ricapitolazione scientifica, l'ho trovato credo me che mi piace di più, e quindi quello che ti serve a te, a darti una mano, sempre a fare, ma con lo scopo davanti agli occhi. Se lo scopo è, ah no, ma devo fare perché l'ha detto Rocco, buttati amico, cioè buttati, ma buttati, proprio buttati, lascia stare, prossimo ma vantare. Quello che a te ti serve è un po' di moto ribelle, la grande ribellione. Qua ci vuole ribellione, una ribellione interiore, perché solo in quella ribellione lì inizia a emergere quel fuoco. È Pietro quando a un certo punto, è chiaro che all'inizio è scordinato, c'è un passaggio in pistisso via, dove a un certo punto Pietro gli parte l'embo, così, si prende una cosa così, si incazza con Maria, perché poi noi facciamo così, cioè, capisci? Ti sta andando tutto storto, non è che ti stai a guardare a te e vedi dov'è il tuo limite, no, minchia, la colpa è di qualcun altro, a maggior ragione in questo caso è proprio della donna, e quindi c'è Pietro che a un certo punto gli prende il collo e dice, basta, questa donna non la sopportiamo più, ci toglie la parola, non ci fa parlare, mandala via, non la sopportiamo più. Che gli risponde Gesù? Che è successo? Agisce. Esco. Che gli risponde Gesù? Non è che gli dice, Pietro, ma sei impazzito, ma come le donne, il coso, ma che ti è uscito per la testa di dire? Non gli dice quello, che gli dice, complimenti Pietro, vedo, ma non complimenti Pietro, meno male, siamo una bella setta maschilista e quindi queste donne vuole cacciamo, ci hanno rotti con gli occhi. No, che risponde? Gli dice, complimenti Pietro, vedo che il tuo spirito. Poi la manifestazione è sgradevole, ma lo spirito in quel momento ribolle. Ma prova a ragionare, scusa, la riesci a vedere questa? Allora, il centro, questa è un'immagine, il centro rosso, che è il tuo spirito, cioè quello che tu sei nella tua parte più reale e profonda. Io uso queste parole, anima, spirito, a seconda dell'azione. Adesso mi interessa trasmetterti azione, parlo di spirito. Se mi interessa trasmetterti attenzione, visione a 360 gradi, un po' più compassione, comprensione, parlo di anima, ma è sempre lo stesso ente, è il tuo essere, a seconda di quello che mi interessa esprimere uso un termine piuttosto che un altro. Immagina questo spirito e immagina questa altra sfera intorno, più o meno trasparente o comunque all'interno, che tende a offuscarsi. Più è oscura questa cosa, quando lo spirito qua si muove, tu fuori che vedrai? Vedi lo spirito che si muove? No, vedi la tenebra. Vedi la tenebra che si muove. Vedi la tenebra che si agita. Vedi l'emotivo che si agita.
Cazzo, qua la gente non è più manco emotiva. È depressiva. Capite perché ho detto ci vuole una sommossa popolare? Un po' perché mal comune è Pippo Baudo, no? E quindi se c'è sommossa, uno si fa forte con l'altro, però state attenti, perché dopo un po' è la tua personale rivoluzione. Perché è facile fare quelli grossi nel branco, ma abbracciare con fede la propria visione è lì la difficoltà. Qual è veramente le tre qualità di un iniziato? Fede, visione e cuore. Fede che vuol dire? Sapere che uno più uno non fa due, fa tre. E come faccio a saperlo? Perché l'ho iniziato a mettere in opera e quindi ormai lo so. Non è dogma, quello si chiama dogma. Fede, infatti, pistis, sofia. Pistis vuol dire anche volontà, oltre che fede, perché la fede è volontà. La fede sposta le montagne, non diceva quello, è che a voi vi hanno spiegato non la fede, vi hanno spiegato il dogma, vi hanno spiegato l'essere creduloni, è un'altra cosa, quella non è fede, è essere credulone. La fede è la sofia, cioè l'informazione che ho provato a mettere in opera nel fare un lavoro, cazzo, ho visto che funziona. Ho messo per un attimo da parte la mia mente, sembrava assurdo, ho provato a seguire quelle istruzioni e le cose sono andate proprio così. Capisci? Ho perso il lavoro e io... Cosa ti dice l'informazione, la Sofia? Ti dice non stare a preoccuparti a cercare un lavoro, ma lavorati la paura che quello stato di... come si dice? Momentaneo... Che ti dà l'idea che te non potrai cibarti più, perché poi lavoro per te è cibo, ti lavori quella paura, se sciogli la paura non hai dovuto neanche mandare i curriculum in giro. Lo fai, scopri che è vero, quella è fede. Quella lì è fede. Sai che devi farti terra bruciata, cioè, ma secondo voi? Mi spiace, devo parlare di me, però ognuno... Cioè, ma non prendetelo come esempio, prendetelo per capire. Ma secondo voi, io come cazzo faccio a realizzare il progetto Zion se sto a fare ancora... Cioè, se io stavo come impiegato statale, sai che vuol dire? Docente di scuola, cioè ragazzi... Pensate, lavora 18 ore alla settimana, cioè, ma voi non ve le sognate, anzi io stavo pure a part time perché non me ne fottevo un cazzo, 900 euro al mese per me sono uno sproposito, cioè oltre, prima mi servivano i 1.200 perché stavo finendo di pagare il mutuo, nel 2011 ho finito di pagare il mutuo di casa, 900 euro erano perfette, lavoravo, quanto è? 16 ore. Non so, meno di 18, 12 ore, 12 ore alla settimana, sai che vuol dire? Due giorni, 6 ore di fila, fine, preciso, tu dici, cazzo te lo fa fare licenziato, fede, vogliamo realizzare il progetto Zion? Devo fare terra bruciata, devo creare quello squilibrio nel mio spirito, tale che si muovano alcune risorse che sono interne. Si muoveranno? Non si muoveranno? È la scommessa. Dove si blocca è perché c'è l'attrito ed è lavoro. Lavoro non lavoro occupazione, lavoro su di me per sciogliere ancora di più quelle nuvole. Però riesco a farmi capire. Quindi te lo prendi quella cosa lì. Tra l'altro bastardi, non è che finisce la cosa che... perché tu mi facevi i conti gongolandomi sulla liquidazione. E no, blocco per 2 anni. Blocco, figurati quanto ci stavo dietro alla faccenda, quanto mi sto a guardare, quanto sta il conto corrente. Capace che starò pure sotto dei migliaia di euro, non mi frego un cazzo. Così, per poi scoprire dopo 8-9 mesi, è una roba che ho scoperto in realtà all'inizio di settembre, che a un certo punto ho detto, ma fammi andare a vedere, ma...
ma quanto è passato? Ah, cazzo, è passato un anno, ma com'è che ancora non mi hanno dato la liquidazione? Chiamo l'INPS e mi dice, ah no, ma lei c'ha il blocco per 2 anni. Come il blocco? Sì, sì, non gliela diamo la liquidazione, la vede a settembre 2015. Perché con gli statali funziona così. E poi, siccome a me mi hanno fatto il decreto d'espulsione, perché ve l'avevo già detto questa cosa, non te puoi licenziare. Nello Stato non ti può licenziare. Quindi mi hanno dato tipo al militare, forza assente, e quindi col congedo, decreto d'espulsione, quindi è l'aggravante, e quindi si sentono, sono autorizzati a tenermi bloccata la liquidazione. Tu pensi che non oscillo? Mi viene il vortice? Sì, però che devi fare? Lavori subito. Ormai lo sai, ma perché sono 20 anni che ho iniziato da poche cose e fino a arrivare ormai sempre di più a lavorare in quella direzione. Ma è una mentalità che ho dovuto cambiare. E non ci ho messo un giorno, ci ho messo 15-20 anni, ci ho messo. Vado a vedere Matrix, scusate, perché tutto inizia lì, 1999, vado a vedere Matrix e il giorno dopo fine mi licenzio. Con la casa comprata, rogito fatto e tutto, col mutuo che c'è sul collo, non c'è, sai che c'è l'autonomia di 6 mesi e sei fottuto, dopo come cazzo lo paghi sto mutuo, non me ne fregava niente. Però dall'impulso momentaneo, poi perché dopo c'è il momento della ribellione, e quello fino lì c'è la forza, dopo quando molli arriva il dubbio. E riparte, capisci perché è ermetico? Impari a dominare l'emotivo, sì, ma poi guarda che c'hai l'amico Fritz qui, e lui inizia a insinuare, inizia, ti parte il moviolone, non ce la fai a prendere neanche sonno, ti svegli all'alba, inizia a parlare e non riprendi più sonno, e continua a parlarti su che cosa? Su quello, continua a fare il polling come fa un qualsiasi software. Predisposto a gestire un sistema, continua a fare questo polling su tutte le tue preoccupazioni, le sfere aperte, ma sull'ottica di chi? La tua? Del tuo spirito? No, è sull'ottica che il sistema ti ha dato, perché il sistema, la sua ottica è quella lì, lavoro, pago, guadagno, pago, pretendo, sei il cazzo, è tutta quella roba lì. Su quella logica lì, non è lavoro, non mangi, quella è la logica del tuo spirito, no, è la logica del mondo, è quella logica che è lì inizia la guerra interiore fra te e te, che non è te, perché questo è il te, e questo è sto cazzo di te, boh, quel te è la meringa, non lo so, il te è il cappuccino, fate un po' il cazzo che mi pare, quello, questa roba qua è tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Ma come lo facciamo a scoprire ciò che è vero? Capite? Io, per aiutarvi a capire delle cose, ragiono a compartimenti stagni. Però vi ho sempre detto, state attenti, perché la roba funziona su sfumature. Sono sfumature. Tutto quello che facciamo è viziato dalla personalità e dall'ego. Fino a quando non ce la serve... Anzi, l'ego è la conseguenza dello spirito con personalità. Multipla, alterata. Perché ce l'hai multipla la personalità, non c'hai una personalità sola. E allora quella roba lì, per comodità, la chiamiamo ego. E quello è il punto. E allora, sempre, anche se l'impulso è dello spirito, fin tanto che siamo rivestiti di questa cosa, c'è sempre una parte di quello. Il gioco nostro è, in, piano piano, imparare a disidentificarsi e accorgersi quando quelle esigenze non sono... È lì che inizia, ci vuole la... è lì per forza che senti l'attrito e impari tutta una serie di cose. Ed è lì che hai bisogno degli strumenti. Allora ricapitolo, allora il lavoro in calma, allora dopo arriva la trasmutazione. Come faccio a trasmutare? Nella coppia o da solo? Dopo arriva, prima c'è tutto quel mestiere. Certo che se intanto concomitante provi a iniziare a orientarti un attimo, ti aiuti meglio. Perché se no è come buttare, togliere l'acqua da una parte e farti i buchi da solo, perché capisci che se stai lavorando a dominare le emozioni, a vedere come quando ti parte quel moviolone lì nella testa e quindi stai conservando energia, poi vai a fare sesso e...
questa specie di canna da pesca che comincia a innaffiare tutto il giardino, capirai che tutto quello che anche hai recuperato di vitalità, dal dominare la mente e le tue emozioni, lo pisci fuori. E quindi è un'altra questione. Anzi, cerca di usufruire del lavoro che stai facendo, di costruire quell'occhio di riguardo, ve l'ho già detto altre volte, l'occhio di Aurus è l'occhio di riguardo, l'occhio del veggente è la capacità di vedere quella cosa lì, quindi la capacità di essere disidentificato e allo stesso tempo presente a me stesso con l'altro. E allora ci sta tutto, perché se da una parte ricapitoli, lavori in cambio e tutto il resto, questa cosa sta producendo quest'occhio di riguardo che piano piano a macchia d'olio investirà le tue attività. Ma provate la prossima volta che vi unite col vostro compagno o la vostra compagna a fermarvi un attimo, guardarli negli occhi e provare a vedere al di là di quella passione. È quella? Andate un po' più al di là del 2%. Potreste scoprire qualcosa di voi, tra l'altro, che non sospettavate neanche. Il movimento non serve a mantenere l'erezione, serve per portarvi sulla punta dello spasmo. Se c'è quello scambio, non c'è bisogno di chissà quale gigantesco movimento. Sennò poi entro troppo dopo. Mi dicono che dopo le persone si fanno le fantasie erotiche su di me. Pure questo. Me ne dicono, ragazzi, voi non avete un'idea. Stiamo scrivendo, lascia stare, non ti preoccupare. Stiamo scrivendo un libro, secondo me, gigantesco. Ancora non lo so io, però lo sento perché è il Baba, io gli giro tutto al Baba, lui. Guardate che il Baba è adibito. Io a fine anno vi porto qua il Baba. Baba Sabio, sì. Sto dicendo. Vi porto qua il Baba perché, ma non vestito da Baba Sabio, vi porto proprio Marco Savio. Lo voglio invitare una sera che venga qua a fare una sorta, come dire, di sintesi, di momento di condivisione di quello che lui mi ha dedotto di tutte queste mail che ha ricevuto. Capisci? Cioè che non sia una cosa mia personale che me la prendo. No, quello che lui ha letto. L'idea che si è fatta, secondo me ne esce un quadretto, ragazzi, che chicche. Quindi si capisce che, già che ci sono, capisce, allora poi piano piano, poi dopo allora si può comprendere, ci sono gradi di trasmutazione, può scappare una cosa, ma l'intento con cui sto facendo tutto quello è un altro. Per quello vi ho detto, prima devi avere molto chiaro lo scopo. Ma non uno scopo qualsiasi, cioè lo scopo. Io parlo di questa roba qua ha un suo scopo. Io sono il custode di una conoscenza. Ma non è che qualcuno mi ha fatto custode, a furia di lavorarla, metterla in opera e tutto il resto, ne ho capito la profondità, la sincerità, l'utilità per l'umanità e ti diventi custode. Viene da solo, non è profanabile, non si può raccontare un fatto e un altro, non ve la potete tirare dove volete. Domenica avete ascoltato Daniele che è venuto qua, l'avete ascoltato come parla del senso biologico e delle leggi biologiche, come ne ha parlato? In un modo diverso. Sapete perché? Perché ha capito questa cosa. E quindi le leggi, non si tira questa conoscenza verso le leggi biologiche, ma ha integrato il senso biologico con questa conoscenza. Per quello ha un sapore nuovo. Che sta conoscenza qua non ha niente di nuovo, eh?
nella storia di guardiani, custodi di questa cosa. È che ragazzi, non sono quelli che vi credete voi. Cioè, ma voi pensate veramente che i custodi della tradizione sono sti qua, i templari, vestiti, sti vecchi bacucchi vestiti con ste cappe, avete presente, con la croce questa qua, no? C'hanno gli uomini vestiti di bianco, la donna con la cappa nera e c'hanno sta croce rossa da una parte e dall'altra. Avete presente questa? Croce navarra, credo si chiami. Una roba così. Quelli sono custodi di un par di coglioni, non gli è rimasto più niente a questi, che non andare in giro e sfilare per le vie di Parigi. I custodi sono quelli che si stanno ritirando, è quello il problema. Si sta ritirando il segnale pirata in Matrix, è questo il problema. Perché si vede che si inizia a dedurre che non c'è più niente da fare. Smentiteli. Capisci cos'è l'insurrezione popolare? Smentiteli. Vanno smentiti. Il custode è quello che costruisce Notre Dame. Non c'è più. Sono nascosti, sono celati, sono nel tessuto della storia. Questa è una stranezza. Quella che stiamo facendo qua è una stranezza. È un atto disperato. Per quello avremo successo. Fede, visione, cuore, per abbracciare quella visione o la passione. Quello è un iniziato. La visione è vedere veramente al di là, quel ci deve essere di più. È il mio che dice, non la vedo, però ho la sensazione. Capisci? Che gli dice Morfeo? È tutta la vita che c'è il chiodo fisso da non dormirci la notte. Sta là e questa cosa, senti che c'è qualcosa che non quadra nel mondo, non sai cos'è, senti solo che c'è. È quell'odore che ti ha portato da me, gli dice, questa sensazione. Ma da me non è Morfeo, la guida spirituale, il guru di sto cazzo che state sempre a cercare il guru in giro. È questa visione. Morfeo è una visione, Morfeo è il dio del mondo dei sogni, cioè è la visione, ma non la visione astrale, tutte le cazzate, è la visione dello sciamano, è la visione, è il lato attivo dell'infinito, è il Nahual, è la visione. E la visione è viscerale, cazzo, la senti, la inizi a vedere, si può fare, sorge da solo. Lo vedi che è fattibile, dici, ma come mai è sempre stato sotto gli occhi? È sempre la cosa e non me ne ero accorto. E allora a quel punto l'abbraccio con forza, la passione vuol dire quello. Ho la mia visione, sarà pure fuori dalle righe, sarà un idiota, capite? L'idiota colui che inizia a seguire se stesso, sarà un idiota, bene, ma un idiota appassionato. Nel dare passione a tutto quello, vado avanti. Però, ragazzi, con intelligenza, non con fanatismo. Perché se parte il moviolone del mentale, te ne sei andato. È un atto di forza. E di presenza. Non c'è niente da fare. Dominio della propria risorse. Saper orientare. Non lo so fare, disciplinare, capite? Il disciplinare non è mi metto una disciplina, il disciplinare è saper gestire le proprie risorse. Ma lo fai quando hai iniziato a capire che cos'è l'essere umano, e allora prima te lo cerco di far capire intellettualmente, ma poi lo devi vivere visceralmente. Cioè, quel disidentificazione tra ciò che credi di essere e ciò che sei, prima o poi deve accadere. Se non si stacca quella cuffia, continui a parlare di cazzate. Continui a parlare di belle cose che hai sentito dire da qualcuno e che ti credi di aver capito. No, guarda che la comprensione è proprio quella roba lì, è il ricordo di sé. La comprensione è, minchia, la so. Prof, sono pronto, la so. E quando una materia tu la sai, ma che stai lì a preoccuparti? Forse non ti ricordi le date, ma l'hai capito. Capisci? Io ti posso parlare della storia, non mi ricordo le date, ma ho capito l'impianto generale, ho capito il movimento della storia, ho capito i cicli. È la ragione per cui le cose tenderanno a ripetersi. Perché?
perché non c'è comprensione. Le cose si ripetono non perché è una legge della natura, si ripetono perché non c'è comprensione. Hai capito cos'è l'ottava? Il semitono. Do, re, mi, fa. Il semitono che devia e poi sol, la, si, devia ancora, do e riparte un altro ottavo, fino a quando non finisco per ritornare da dove sono partito. Perché non c'è comprensione. Ma questo è uno schema. Ragazzi, la scala naturale non è questa. E ritorniamo a quello che vi ho chiesto all'inizio, se avevate ascoltato. Quel pianoforte che suona lì sotto è un pianoforte preparato. Non ci sono semitoni. È l'ottava divisa in sette parti uguali. Per quello ha voglia. E voi cantate invece questa cosa. È lì la cosa divertente. Che voi cantate la vostra canzone, che non è neanche vostra, perché questo è quello che vi ha insegnato il mondo. C'è un capitolo, Letta para Parsinok, quando spiega a Gurdjieff questa cosa nei racconti di Belzebù a suo nipote. Quello lì è un pianoforte riaccordato. Non lo sentite come sono strane le armoniche delle note? Non fa salti, è che non c'è il semitono, è fatto apposta, l'ottava da do a do è divisa in sette parti uguali, in realtà è in 12, anzi 13, e ci sono dentro anche i semitoni. È la musica orientale, ma guardate, ma lo capite o no che non c'è? Non c'è l'ottava musicale, è una cagata, è una figata se capisco che è uno schema, è una cagata se mi credo che realmente i fenomeni si muovono in questo modo, eh? Perché vammi a spiegare come mai quello col sitar può fare i quarti di tono. Sai cos'è un quarto di tono? No. È la metà di un semitono. Se un semitono è ta, il quarto di tono è ancora più. Non lo riusciamo a fare perché non è nella nostra. Il canti rumeni, quelli di. Tutto quello scillare lì è il quarto di tono. Quindi non c'entra un cazzo la musica con la concezione. La concezione è per insegnarti a te, capisci, un altro programma di tirocinio per insegnarti che se non capisci le cose continueranno solo a riprodursi sempre uguali. Perché il famoso shock addizionale o semitono preso dall'ottava parallela, ma voi ce l'avete un'idea, qua c'è della gente che fa gli algoritmi. Io una sera ve lo faccio, ve lo prometto. Che ore sono? Se no lo faccio. È presto. No, non ve lo faccio perché siete già troppo intellettuali. Con le sferette c'è della gente imbarazzante che mette le sfere, l'ottava del cibo, che si separa, si divide, a un certo punto si interrompe, entra l'ottava dell'aria, il semitono dell'ottava parallela, che quindi permette lo shock addizionale automatico e quindi riparte l'ottava del cibo fino a diventare l'ottava dell'idrogeno, così, ma qui, siccome invece non c'è lo shock addizionale della coscienza, non c'è l'ottava che va a produrre l'idrogeno, sì, 12. Ma dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? Ma quando ti riprendono più a te? Non capisci che sei già con la camicia, c'hai già la camicina, è solo che a fiori non ti sei accorto, sei già allacciata da dietro. Riprendete contatto con la realtà, che è il mondo di tutti i giorni, che non vi piace per un cazzo, e quindi per questo che cercate fantasie. Cominciate invece a constatare quello che c'è e riconoscere che può essere cambiato. Ma non scappate. Voi cercate di eludere la vostra vita quando scappate. Vi rifugiate in stronzate esoteriche. Perché non piace? Sapete una delle critiche più grosse che mi stanno facendo ultimamente dei video? Io poi me ne sbatto perché ve l'ho già detto. Quando faccio una scelta la faccio e non torno più indietro. Ho scelto di continuare a mandarli per quei poveri quattro disgraziati, perché tanto saranno quattro, disgraziati sparsi per l'Italia che non hanno possibilità di arrivare, quindi almeno se li guardano in video. Il resto
Cazzi loro che continuano a scrivere, tanto poi io ormai ho proprio la connessione a minuto, temporizzata. Me la spengo, me la accendo, cioè quindi non me li filo più. Però una delle cose, sapete qual è? Non sei più quello del Vicentino. Puttana. Primo, meno male, perché vuol dire che è cambiato qualcosa. Ma tu devi capire qual è il messaggio sottile che c'è sotto, che non lo capisce neanche il tizio che te lo scrive, perché è talmente istintuale che non lo coglie. Messaggio qual è? Perché gli piaceva il Vicentino? Perché il Vicentino gli rafforzava a quelle persone la loro concezione di nicchia. Aspetta, che cos'è il Vicentino? Il Vicentino sono le prime conferenze che si andavano pubblicate, dove parlavo prevalentemente di esoterismo. E quello gli rafforzava la tua nicchia. Cazzo, inizi a parlare. E il sociale. E già infatti a qualcuno non gli piaceva quando introducevo discorsi di politica, dal suo punto di vista politica. E il sociale, e non va bene, è il progetto Zion. Eh no, è il tradimento. Il progetto Zion è il tradimento del Vicentino, capisci? Nella logica malata. Di chi? Di uno che è settario. Perché sto cercando di farti vedere che ti stai nascondendo. Perché se vuoi essere veramente un esoterista, un iniziato, sei un uomo del tuo tempo, non puoi esimerti dal vedere cosa accade a livello politico, cosa accade a livello sociale, qual è la disgrazia dell'umanità in questo momento. Ragazzi, Giordano Bruno non si masturbava alla Sorbonne e finiva lì la faccenda, ha fatto un bucio di culo a tutti, era una questione sociale. Giordano Bruno se lo brasano perché va contro tutti. Ma parlando di queste tematiche, della realtà del suo tempo, dei poteri forti, della religione che castrava le menti, del potere economico che sottraeva forza, quello è inutile che poi dopo mi dici il gran maestro massone di sto cazzo. Giordano Bruno ti pisce in testa se tu gli dai del gran maestro massone, perché tu vuoi andarlo a inquadrare dentro la tua solita setta del cazzo. Non c'entra niente. Un ordine, come è inteso l'ordine, sono uomini coscienti. Non è uno statuto scritto. Ma non lo capiranno mai. E hanno, capisci? Quindi è chiaro che è il tradimento. Perché, minchia, come? Io ero migliore degli altri, capisci? Elitario, io lo capisco questo. Adesso si è messo a parlare il linguaggio dell'uomo volgare della terra. Ma perché? I porconi e le parolacce non le dicevo anche al Vicentino, però ti andavano bene. Adesso non ti vanno più bene. Capisci? Uno butta sempre la colpa sugli altri, perché se si guarda l'attrito suo inizia a scoprire due cose. Capisci il senso di quello? Non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, guardati la trave. Ma non era come dire, se è un giudicatore di merda, così allora tutti ipocritamente, quando vogliamo, utilizziamo questa cosa. Perché quello è mettergli il dito nella piaga a un'altra persona. Quando tu gli fai notare a uno che non si sta facendo i cazzi suoi. Cioè che sta guardando la pagliuzza nell'occhio di un altro senza vedersi la trave. Chi cazzo sei tu, un maestro? Che diritto hai? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, dice quello. E tutti a farli ipocriti. Io non giudico. Poi cazzo te ne vai in giro con un zainetto dell'Invicta pieno di pietre, pronto a lapidare il primo che sbaglia qualcosa. Ma lo vedete che siamo ipocriti? E questa ipocrisia ha un indirizzo, ha un indirizzo e un numero civico e un CAP. Sai che il CAP? Codice di avviamento postale, che è il Vaticano, ragazzi. Questa ipocrisia viene da questa morale da quattro soldi che ha governato per 2000 anni questa parte del pianeta e ha incasinato anche altrove. C'ha un padre e una madre, anzi no, c'ha solo un padre perché sono pure maschilisti a oltranza, capito? Quindi, questo.
Quindi finché non capisco, quello è il senso. Lo shock è il semitono, lo shock addizionale vuol dire capire. E quindi capisci da solo che te lo shock addizionale non te lo puoi produrre. Non te lo puoi produrre. Lo shock addizionale viene da una continua azione di promozione di un lavoro. Tentativi che fai, ricapitoli, tenti nella speranza che per caso a un certo punto il tuo spirito ha un lampo che riesce per un attimo a squarciare le nuvole. Ti disidentifichi, capisci. Se hai capito, procedi avanti, perché tu sei il tuo spirito. E il tuo spirito ne ha due coglioni così di stare imprigionato in questa maniera. È quello che io non riesco a capire. Siete al limite della sopportazione e ancora resistete. È veramente tenace questa, eh? Però cazzo, al contrario, gente, non ce la fate più, non lo, cioè, lo schifate questo mondo più di quanto possiate immaginare. Siete ridotti in apatia totale, non lo sopportate più, non sopportate più niente di quello che fate. Per non accorgervi dovete anestetizzarvi completamente. E allora vi create queste cose molto carine, fiorite, che stanno tutte intorno, eh? Ma non ce la fate più, eh? E più la pressione aumenterà e più vedrete. Il problema dove sta? Che poi quando parte la sommossa, vediamo se riusciamo a darti una mano a contenerla, perché a furia di comprimere così non ti pensare, dopo le reazioni possono essere anche spropositate, eccessive. Inizia a decomprimere, ma quel decomprimere non devi utilizzarlo te per alleviarti le pene e quindi continuare anestetizzato, perché sappi che è momentanea quella possibilità, perché ormai con l'aria che tira andrà sempre più peggiorando, sempre più peggiorando. Infatti è impossibile con la mente riuscire a valutare cosa fare, cosa non fare e valutare quali possano essere le strategie da attivare. È solo veramente con lo spirito. È un atto di fede che a un certo punto uno dice, va bene, ok, sai che c'è, io abbraccio me stesso, capite dove andiamo a parlare, abbraccio me stesso, abbraccio questo lavoro, coltivo, coltivando, piano piano iniziano a emergere le pensate. Non provatevi neanche a mettervici solo perché vi ho detto le cose che vi ho detto, a spaccarvi la testa per provare a trovare soluzioni, perché state facendo come quelli che si interessano di sostenibilità per abbassare la bolletta. Come il tizio, ma sapete le quantità di mail che mi scrivono? Ah, io sono già a posto, io ho già fatto l'autonomia, c'ho l'orto, c'ho i pannelli fotovoltaici, c'ho lo scooter che va elettrico, me lo ricarico col fotovoltaico, io l'ho già fatta la mia zaina. Adrogato, ripigliati, tu hai solo abbassato la bolletta, fine. Perché è il risultato del mentale. La mente ha una sua funzione, che è quella di fare dei ragionamenti. Non può determinare un cazzo, ma se tu non li coltivi gli spazi per determinare, sarà la mente a scegliere per te. E quindi sceglierà all'interno di che cosa? Di un paio di coglioni. Ma quello è il simbolo, ragazzi. Ponzio Pilato che fa... No, no, dovevo metterlo sulla croce perché... quello Caifà mi fa un culo così, è sacerdote del Tempio, questi dopo mi mettono in piedi una sommossa che non finisce più, io ho qui solo una guarnigione di legionari, non posso ostacolare, no, 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 lo dobbiamo mettere in croce. Poi parla con la moglie, ah, guarda che a Ponzio, datti una regolata perché il tizio la sa, parlaci un attimo che ti conviene. Va lì, parla, lo sente che cosa sente? Quello. Lo spirito che bolle, lo sente e dice, no, 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 non lo posso crocifiggere, no, 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 non posso, non posso. Poi dopo un po',
Ponzio, ci sono gli ebrei alle porte del castello e c'è Caifa in testa che li sta fomentando. Puttana, lo vedi, te l'avevo detto io, dobbiamo crocifiggerlo. No, questi mi fanno una rivolta, no, non c'è niente da fare. E la moglie dall'altra parte. Vai a parlare un'altra volta col tizio, mettiti tranquillo. E riparla con lo spirito, e lo spirito dice no, non lo crocifico. Ponze! La mente a un certo punto non ce la può fare più. Che fa? Portatemi la bacinella. L'atto plateale, perché siamo così, siamo drammatici. La bacinella, ci immergo le mani, sapete che c'è? Io me ne lavo le mani. Decidete voi. Qua c'è Barabba Gesù e qua c'è Gesù Cristo. Vedete voi chi volete liberare. Non chi va in croce, chi volete liberare. Nessuno guarda che tutte e due si chiamano Gesù. Nessuno si accorge che questo è un teatrino che avviene tutto all'interno di una persona, dove la mente oscilla, dove Gesù è lo spirito, il centro, e quando la mente incontra lo spirito si calma. Poi viene stimolata un'altra volta da fuori, dall'esterno, dal mondo, e riparte con le preoccupazioni. La moglie, capisci, quel fuoco, la compassione, il cuore lo riporta ad ascoltare lo spirito. Non c'è niente di storico in tutto questo. È un racconto che parla di come funzioni te. Te alterato, perché te dovresti funzionare spirito, punto. La mente allineata allo spirito. Te dovresti funzionare, se sono riuscito a trasmettervelo, tutte le volte che Ponzio, imitando Ponzio Pilato che si avvicina allo spirito, quella calma. Perché la mente sa che deve funzionare quando serve. Il 3 crea, diceva il tizio, il 7 organizza. E tutti a dire cazzate. Io c'ho sempre quella scena lì, la pallottola spuntata, dove il tizio nel cesso che sta fisciando, tutti a dire cazzate. C'ho sempre quella scena lì, perché è così. E il 3 che vuol dire? E il 7 cosa vuol dire? Voi veramente vi credete che in quella vastità dell'universo, in quella vastità dell'universo il 3 crea e il 7 organizza? Ma che cosa? Ma giusto i peli del pube, ma giusto quelle quattro cazzate che c'hai nella pigna, nella testa. Il 3 è questa roba qua, il terzo logos, lo spirito, Trinity, 3 è quella roba lì, non è né. Capisci? Il santo affermare, il santo negare e il 3 è la conciliazione. Ma di che cazzo stiamo parlando? Di un'esperienza. E ancora c'è della gente che insegna come fai a riconoscere la forza dell'affermare e la forza del negare e la forza del conciliare e la forza di sto cazzo. Perché proprio è lo sfogo massimo questa roba qui quando si sentono solo cagate. Quando in realtà santo affermare, santo negare e la santa conciliazione è un'esperienza indescrivibile. E questa è una metafora. Quindi il 3 crea vuol dire che è lo spirito che determina. Il 7 organizza perché il 7 è quello che l'uomo, è il modo che l'uomo ha utilizzato per organizzare il suono. Perché il 3 quando crea una vibrazione, capite il senso? E il 7 è il suono, per quello i 7 chakra, i 7 raggi e tutto il resto. Per quello il sole al centro e tutte le altre pianete intorno. Ed ecco spiegato l'enneagramma e gli mortan guerrieri e c'è della gente che fa ancora delle cose. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente, io devo far così perché sennò non la capiamo e quindi io devo... Giù, è brutto. Quindi non c'è nessun 3 che crea, non c'è nessun 7 se lo prendi in modo orizzontale. Se lo prendi in modo verticale, o meglio ovale, sferico, capisci che cos'è. Il 3 è un'esperienza e il 7 è questo mentale. Ma quando arriva? Dopo. È quel passo dei racconti di Belzebù a suo nipote quando parla e dice la concentrazione, se viene... l'avete letto? Aspetta, forse ce l'ho. Ve l'ho già letto. Vediamo se lo trovo. Ve l'ho già letto. Però vediamo se...
lo rinvengo. Quando parla della concentrazione, se poi non è vero ti meno, ti do un sacco di botte. Non è 516, perché guarda, mi fa andare è più forte di me, quindi deve andare. 516, no. No, 516 è Belzebub Russia, quindi no, non c'entra. Comunque, spiega questa cosa molto semplice, che avrete già visto altre volte, l'enneagramma. Questo è il cerchio, questo è il famoso 3 che crea, 9, 3, 6, e poi ci sono gli altri passaggi, che altro non è che l'unità diviso 7. I numeri dopo la virgola vi danno una sequenza, e quindi sono 1, 2, 4, 5, 7, 8, e la sequenza, andandoli a unire, diventa 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Questo viene chiamato l'enneagramma. In assenza del 3 c'è solo mentale, cioè i tipi. Quindi, quando dice, la risultante delle vibrazioni sono conseguenze esterne. Se invece nella concentrazione c'è la calma, capisci, la calma dello spirito, allora i risultati della cosa rimangono nella concentrazione. Come dire che se non c'è lo spirito, te evacui e basta, sei un cagone, caghi e pisci in giro, capisci? Sei come, c'è quel film pazzesco di questo qui che fa il becchino, che praticamente gli arrivano le persone morte che continuano a essere convinte di non essere morte, e lui li prepara e tutto il resto, e c'è sta ragazza, e fino alla fine rimane un po' sulla tensione, perché mai capisci se lui invece è un maniaco che gli fa credere a questi che sono morti, o se veramente questi sono morti. E c'è un momento in cui sta insegnando a un bambino che vede anche lui quelli che sono, anche se sono morti, li vede che sono vivi, e gli dice proprio questo: questi qua vanno in giro, io li devo seppellire, urinano e defecano su tutto il mondo riempendolo delle loro schifezze. Dice questa cosa, e non si sta riferendo a urinare e defecare fisico, ma all'urinare e defecare emotivo e mentale, capite? E allora, quando c'è questo, non stai defecando, l'energia rimane in te, capisci la trasmutazione, l'alchimia. È chiaro che parti dall'emotivo, dall'intelletto, per poi arrivare a sfere più alte, sempre più alte. Però il senso è questa roba qua, il 3 crea, il 7 organizza. E allora, nella pantomima di prima, dove Pilato si avvicina allo spirito, e quando è con lo spirito, quindi la mente, quando è con lo spirito, si rasserena. E lo spirito in che cosa si traduce per noi, al nostro livello, perché cazzo, dobbiamo commisurare le cose a quello che è la nostra possibilità. Per noi lo spirito è calma interiore, pace, ferma, leggerezza, capisci? La leggerezza qua è quella calma lì, ma se non la coltivi, capisci, il lavoro in calma ti serve a te per coltivare quella calma che hai bisogno come centro di gravità. Quindi, a furia di coltivarlo, inizia a... Che cos'è il centro di gravità magnetico? Ma veramente te credi che ti cresce un magnete nel culo? Cioè, il centro di gravità magnetico è il fatto che, a furia di coltivare quella cosa, prendi l'abitudine a farla diventare la prima cosa sulla quale tu ti appoggi. Per quello il 3 crea, lo spirito determina. È nella calma del silenzio, capisci? L'asceta nel silenzio interiore, il saggio nel silenzio della sua stanza, non sente più la sofferenza. Tutte queste cose che voi leggete, ma non capite. Stanno parlando di una unica e singolare esperienza, che è questa roba qua. Allora, in quello diventa il dominio, capisci dov'è il dominio? Non è che il dominio e mi devo trattenere.
Trattengo 5 ore la piscia così imparo a usare gli sfinteri. Ma sei un megalomane, ma fatti vedere da un medico. Non è quello il trattenere. Il dominio non è trattenere, il dominio è... si manifesta quella calma tale per cui la mente non si agita e neanche le onde dell'emotivo. E se si agita è perché c'è da lavorare. E allora lì inizierò o a coltivare o a ricapitolare. Cioè gli strumenti sono quelli, non vi aspettate niente di più di quello che è già stato dato fino adesso, perché non serve altro. Tra l'altro, da una parte, uno dovrebbe essere solo contento. Hai capito cos'è la squadra e il compasso? Sveglia, amico! Non c'entrano niente, quelli li hanno presi gli strumenti. La squadra e il compasso sono il lavoro in calma e la ricapitolazione. A che ti serve la squadra e il compasso? Per rettificare la pietra. La pietra è questa roba qua. Quello serve la squadra e il compasso. Queste, tutte queste cose parlano di sta roba qua, non parlano di altro. Come il dramma, ripeto, di prima. E per completare il nostro caro Pilato, che alla fine a un certo punto se ne lava le mani, che ancora la tua stessa vita, che si sta srotolando davanti ai tuoi occhi, è quello. Barabba Gesù è Barabba e l'altro è Gesù Cristo. Chi è Barabba Gesù? È rivoluzionario. È un rivoluzionario uguale, però dove? Della spada là fuori, che combatte, che distrugge nel mondo, perché alla fine poi è quello, mentre l'altro è una rivoluzione silenziosa, interna, dello spirito. Sono due rivoluzioni diverse. L'umanità sceglie per Barabba Gesù, per quello che è ridotta come è ridotta. Se avesse scelto il Cristo, cioè la coscienza, lo sviluppo dello spirito, saremmo un'umanità completamente diversa. Quindi l'umanità ha segnato il suo passo in quell'evento, per quello che è l'anno zero. Ma non si sa se è quello lì l'anno zero, cronologicamente. È quando però, sicuramente, dal punto di vista filosofico e quindi epico, l'anno zero. Cioè quando l'umanità ha deviato dalla coscienza al vantaggio personale, all'egoismo, guidato dalla cattiva volontà dei sacerdoti del Tempio, che sapevano ma non hanno insegnato. Non solo non hanno insegnato, non li hanno neanche lasciati passare. Dice: voi pagherete perché sapevate, non li avete fatti, non li avete insegnato e non li avete fatti passare. Perché il passaggio poi ovviamente è il passaggio dalla condizione umanoide a quella di un Dio, cioè dall'uomo a Dio, al figlio di Dio. Il figlio di Dio è il figlio delle proprie opere, è colui che realizza la sua coscienza. Dio è la coscienza, Dio è la massima aspirazione di questa cosa che noi siamo, eh? Non è il bisogno, il primario dell'uomo è quella roba lì, perché l'uomo non è la forma, l'uomo è quella cosa, che è un seme, per quello si parla di nascita seconda. Questo già ve l'ho detto, no? Nicodemo che chiede come faccio io a salvarmi, e quello gli dice: devi nascere per seconda volta. Poi ovviamente la salvezza è sempre un concetto relativo. Se so 3 ore che mi trattengo la piscia, entro nel cesso, la salvezza è aver trovato il cesso. Vedi che dipende da come tu stai messo, da dove ti posizioni. E non lo decidi te. Per fortuna è il punto da dove parti. Lo guardi, ti rendi conto. Gli strumenti ce li avete, vedete un po' cosa dovete fare. Squadra e compasso ce li avete? Mi sembra di sì. C'è pure il goniometro, figurati, che una volta non c'era neanche il goniometro, adesso c'è pure il goniometro. Vedete un po' i passi che potete fare. Si capisce? Vi saluto recuperando, ho recuperato quella parte che vi dicevo l'altra volta, del capitolo al padre. Incontri con uomini straordinari, che secondo me è veramente la chicca, la chicchetta finale del nostro amico Q Jeff.
Dice qua a un certo punto, proprio alla fine, il capitolo si intitola proprio il padre. Dice, a causa di varie circostanze della mia vita, del tutto indipendenti da me, non ho visto con i miei occhi la tomba nella quale riposavano le ceneri del mio caro padre. Ed è poco probabile che io abbia mai l'occasione in avvenire di andare a visitarla. Perciò, nel finire questo capitolo, dedicato a mio padre, ordino a quelli che tra i miei figli, e sia tale nella carne o nello spirito, che avrà la possibilità di ritrovare quella tomba solitaria, abbandonata in seguito ad avvenimenti dovuti a quel flagello umano chiamato sentimento gregario, di erigere una stele che rechi quanto questa iscrizione. Viene l'iscrizione. Io sono te, tu sei me. Egli è nostro, tutti e due siamo suoi. Che tutto sia per il nostro prossimo. Chiarissimo, no? Vedete? Basta individuare i simboli. Il padre non è il padre fisico. Io ve l'ho già detto tante volte, questo non è un libro autobiografico. Questo è un altro mito per insegnarci delle cose. Programmi di tirocinio sono questi. Il padre è il padre inteso proprio come quella personalità, quella parte che ti ha dato la personalità, da dove sorge la personalità. Il padre, per assurdo, è addirittura quasi l'egoismo per certi versi, che muore per necessità, deve morire quella parte lì, è per questa ragione che lui non può più andarlo a trovare, perché non c'è più. Sta parlando di una parte di sé che è finita, che è rimasta impressa, chiaro che poi il genitore, capite, perché voi fate una questione di bene o male, di brutto o sbagliato, ma il fatto che i nostri genitori ci abbiano dato un certo tipo di educazione, per cui si è andata a generare quella cosa che noi chiamiamo personalità o persona, e quell'imprinting è un imprinting che ti viene dato, non è fuori di dubbio. Ma quello che vi sfugge è che forse quella cosa lì a voi vi serve. Una persona che non abbraccia il suo spirito, senza personalità, è rovinato. Lo prendono tutti per il culo, e infatti voi lo fate. Appena uno è un po' diverso, che non è in grado di difendersi, perché noi nasciamo, ripeto, in un luogo ostile, la personalità si sviluppa per difenderci, perché lo spirito è debole e non è in grado di contrapporsi agli urti esterni, non della vita, degli altri, che sono delle merde, come diceva il mio amico lì, l'avvocato, perché quella è vigliaccheria, è bassezza, quel schernire, giocare con i bambini, prendere in giro i bambini nel gruppo, è proprio un comportamento da branco. Il bambino diverso viene preso di mira. Sono comportamenti vergognosi per una razza umana quelli. Comunque, Tiraline, per difendersi, costruisce questa cosa. Questa cosa però può servirti se rimani il besugo che sei, per forza, meno male che ce l'hai. Se però, puta caso per sbaglio, c'è un briciolo di luce lì dentro, di spirito, chiaro che quella scintilla ha bisogno di essere liberata. Capisci la crocifissione? Capisci il tempio a forma di croce? È dove il padre va crocifisso, capisci? È la morte di quella parte lì, perché è necessaria, è la resa. È quando Nino alla fine dice, ha sempre avuto ragione, signor Smith, come dire, basta, molla, conciliati, andiamo, perché c'ho altro da fare, cazzo. Più brasa via sta roba. E invece no, siamo affezionati, la difendiamo, ci serve per difenderci, abbiamo imparato a difenderla e quindi difendiamo continuamente l'indifendibile. Perché, ripeto, secondo me noi continuiamo a nutrire speranze che le cose possano cambiare là fuori, senza capire che nulla può cambiare se non cambiamo noi dentro. C'è niente da fare, c'è Madonna. Quindi quando dice questo, già questo è il primo simbolo, per quello che lui non lo può più incontrare. Il passo veramente strepitoso è questo, l'ordine che dà. Ordino! Non è un ordine, è l'ordine. È proprio l'ordine. Ordine inteso come ordine monastico, ordine di custodi. È un templare che parla qua, ma quello vero, è un ordine sacro, do l'ordine a quello tra i miei figli, sia tale in carne che in spirito. Che cazzo vuol dire?
sta dicendo che sono la cerchia delle anime purificate, cioè coloro che perseguono lo spirito, che sono l'ordine. E quindi poi, ma perché lo capisci? Perché guarda un po' qual è l'ordine, è quello di ritrovare, abbandonati in segreto, è venuto dovuto a quel flagello umano, chiamato tra l'altro sentimento gregario, condotta gregaria, che è il branco di cui stiamo parlando. E il dramma è quello che uccide il soggetto. E che cosa, e qual è la stele che deve scrivere? C'è scritto mica, com'è che si chiamava? Prunondi Gurdjieff, no, gli ordina, io sono te, tu sei me. Egli è nostro, Dio. Tu sei me, io sono te, è lo specchio, l'altro. È come dire, amico, siamo nella stessa barca, cazzo, ci stiamo facendo la guerra a vicenda qui, invece di capire che siamo tutti figli della stessa cosa, cioè fratelli in spirito. Capito? Tu sei me, egli è nostro, tutti e due siamo suoi. Troppo potente, è duo, no, com'è che è? Uno in duobus, duobus in vino, tri, vabbè, adesso non mi viene quello, ormai adesso comincia a essere stanco. Dov'è? Tutti siamo suoi, che tutto sia per il nostro prossimo, non il prossimo, la prossima vita, il prossimo, l'altro, è la morte dell'ego. Smetto di guardare al vantaggio personale, è il sacrificio estremo, dedico la mia, e quello è il custode di un ordine. Cioè, ha spiegato che cos'è il custode di un ordine. Ma non è un ordine monastico per cui lì c'è tutta una specie di setta, no, è un ordine, cioè coloro che sorvegliano che l'insegnamento rimanga integro. Ecco perché nella storia sono esistite le religioni, perché le religioni erano le cover up. Sapete cos'è il cover up? No. Cover up è un'espressione che si usa in complottismo per dire un'operazione di mascheramento, di alterazione della realtà. Le religioni servono a quelle. Ogni religione è un profeta, il profeta ha detto delle cose con precise, pare. Non scappava, quelli che sono seguiti hanno fatto solo casino. In realtà non sono seguiti, sono seguiti per cercare di alterare lo stato del messaggio. Assolutamente. Per voi pensate veramente, Maometto dice delle cose giuste, guerra agli infedeli, sono d'accordo. Ragazzi, domani i carabinieri dicono che sono diventato anch'io ISIS, perché la Jihad, la Al-Qaeda lì non spaventa più. Jihadisti, ora ISIS, adesso si sono inventati. Ma avete visto che pantomima gli uomini dentro le gabbie? Sembra di vedere Quo Vadis, è un film che facciamo. Ma chi li crede? Ma come fanno a pensare che gli vogliamo credere? Con questi vestiti d'arancione che se danno fuoco, ma ripigliatevi un attimino, proprio perché, vabbè. Gli infedeli, è questa roba qua, sono tutti molti io gli infedeli. La Jihad, la guerra santa, è la guerra che fa lo spirito contro queste parti. È l'inizio della guerra interiore e l'inizio del trionfo dello spirito. Quella è la Jihad, secondo voi, islamica, perché l'Islam, Islam è come Israele, è ancora la stessa cosa. E tra l'altro Maometto è anche più intelligente, perché proibisce la raffigurazione di Dio. Mentre noi riempiamo le chiese di statue nel tentativo estremo di rappresentare che cosa? Un uomo autoritario. Quello facciamo. Mentre Dio, essendo la massima espressione dell'uomo, non può essere raffigurata. Capisci? Proprio per non incorrere nell'errore di confonderlo con un umano. Bellissimo. Cosa gli dice l'architetto alla fine del film? È troppo forte. Quando l'oracolo gli chiede, sarai di parola? E per chi mi hai preso? Non sono mica un umano. Come dire, che gli uomini dimenticano. Non c'è continuità nella coscienza. Buonanotte. Grazie.